Ciao a tutti ragazzi, sono Leonas e quest'oggi siamo tornati su Dragon Ball Z Combat versione Global. Perché ragazzi, quest'oggi andiamo a testare Freezer Tech, ovviamente con il suo team, ovviamente lui stesso come leader. Ragazzi, non nell'evento di Goku, perché giustamente è boostato in quell'evento, quindi fa danni ovviamente perché è boostato. Ma ragazzi, lo andiamo a testare in un evento completamente diverso. Testeremo ovviamente il PG, testeremo il team e vedremo, visto che io del Giap ho Rosé, e vedremo se effettivamente è più forte di Rosé, oppure meno, oppure no. Il team non è un Extreme V2, ovviamente ci sono due, come vedete, due Int, ci sono PG comunque che non sono uno per ogni type, quindi tranquillamente è un Extreme V3, non V2, visto che comunque già il leader dice tutto. Detto questo ragazzi, partiamo subitissimo per questo video. Voglio almeno, e ripeto, almeno, raga, ci conto veramente, 70 like, 70 like sono veramente pochissimi, davvero ragazzi, ci conto davvero. Allora, come mai sapete, per testare tutti i team io vado sempre sull'evento di cooler fisico. Perché? Perché ragazzi, per testare un evento non serve assolutamente andare nell'evento, quello per testare un team non serve diciamo un evento difficile assolutamente. Che c'entra? Nel video di ieri dove ho fatto vedere per l'ennesima volta il team Universe 7, rappresentante dell'Universe 7 per essere precisi, lì sì, perché comunque dovevamo vedere davvero effettivamente il potenziale dell'LR, ma qui ragazzi ormai Freezer lo conosciamo, il suo potenziale è veramente forte. E detto questo ragazzi, questo è il team, mi sono montato in Extreme V3 un po' particolare. Abbiamo doppio Freezer Tech, abbiamo Golden Angel Int, abbiamo Tarless, l'OPG comunque molto forte, abbiamo Cooler Ability 1, Kid Buu Int a full ability, molto buona a full ability in questo team, e Rosemasu LR. Detto questo ragazzi, possiamo partire, e let's go boys, andiamo subitissimo. E vi annuncio, anzi vi spoilerò, che a giorni ci sarà probabilmente un'altra pool importante in live, quindi tranquillamente accendete la campanellina se ancora non l'avete fatto. Vi ricordo che se anche voi volete shoppare sulla versione Jap di Dokkan Battle, ragazzi, che ancora il Jap funziona, mentre il Global per il momento è sempre in down, vi ricordo che il link alla pagina Facebook di The Random Heroes per il servizio di reselling di The Random Heroes, ragazzi, e qua in descrizione ovviamente il primo link che trovate, c'è scritto acquista Dragonstone scontatissime, ed è quello il link che dovete cliccare se volete shoppare sul Jap. Ragazzi, vi ricordo che ci sono veramente prezzi stracciati e Dragonstone in quantità industriali. Se volete shoppare, approfittatene e prendeteli in quantità in davvero tanta, in quantità enormi di stone, perché ragazzi probabilmente il servizio si può bloccare da un momento all'altro e magari potrebbe anche non ripartire più. Quindi mi raccomando, partiamo subitissimo. Special Defense Serpiente, che se non mi sbaglio è anche ad ability, quindi ottimo. E poi Rosemasu addirittura forse ci fa la 18. Esatto, ci fa anche la 18 key. Perfetto ragazzi, ok, tanchichiamo giustamente una GL l'avversario. Ma comunque ragazzi, questo team, questo evento lo mangiamo vivo, ma è normalissimo, davvero normalissimo. Ok, scelgo più che altro anche questo evento, visto che comunque ci sono quattro fasi. C'è questa, poi c'è quella di Cooler e di Souser, poi c'è quella di Cooler e GL, e poi c'è l'ultima di Cooler fisico. Quindi ci sono anche più fasi. Ovviamente per testare determinati team non vado sull'evento di Migatte, per starci 16 anni e poi alla fine il risultato è lo stesso. Allora, vediamo subito che Freezer contro una GL ha fatto molti danni, ha fatto davvero tanti danni. Beh, ovviamente il friend è da ability. Faccio vedere il mio Freezer come è. SA9 purtroppo è appunto ability, ma lo conoscete. Non sono riuscito a portarlo SA10, non sto nemmeno a farmargli quelle copie per appunto del Freezer LR, ma non ho assolutamente voglia. Quando avrò un Grand Kai o un Elder Kai glielo do e festa finita. So che è sbagliato ragazzi, ma sono io che non ho voglia, visto che comunque devo farmare anche tutto il Jap, perché ho davvero tante cose arretrate, non ho voglia di stare lì a farmare un SA, diciamo, proprio perché vabbè, gli do un Grand Kai e festa finita, cioè assolutamente. Ok, 22. Ottimo, vediamo quanto danno fa contro un Int, ragazzi. Vi ricordo che siamo in svantaggio di type. Lo ha shottato lo stesso, quindi 1.100.000 di crit. Tanta roba, ragazzi, veramente tanta roba. Ad ability free, non dico che è il PG che fa più danno del gioco, ma questo non è proprio mai così. Però, ok, Super Saiyan 2 è seconda forma. Però secondo me a full ability, ragazzi, raggiunge veramente anche i 10 milioni con il crit, assolutamente. Magari anche in vantaggio di type, mettetela come vi pare e piace.
questo ovviamente non sto qui a dirvelo che il PG che fa più danno del gioco attualmente è FrigoLR. Assolutamente ragazzi, assolutamente, qualcuno nei commenti del video di ieri mi ha detto FrigoLR, che poi sembra un pochino Frigo, Frigo, sì un po' dai sembra 1100, fa l'additional, vi ricordo il free end che fa per appunto ed ability, un altro 1100. Quindi ragazzi, abbiamo constatato per adesso che anche non nell'evento di Goku, quindi anche se non è all'interno dell'evento di Goku, fa veramente tanti tanti danni. Vi lascio ovviamente qua sopra nelle schede tutti i video precedenti a questo, quelli che magari mi sono piaciuti di più sia per quanto riguarda visualizzazioni e appunto like stessi. Vi ricordo che sabato è uscito l'episodio 7 della Dokkan Battle Randomizer, domenica è uscito il primo episodio di Legends, ieri il secondo, e tra l'altro domenica stessa abbiamo fatto un pool live di 2400 Dragon Stones. Tra l'altro è stato anche un giveaway, quindi mi raccomando, se ve lo siete persi recuperatela subitissimo la live, ma anche tutti i video precedenti a questo. Detto questo, continuiamo ragazzi, continuiamo, mettiamo lui in prima linea, facciamogli fare la special, facciamo scendere un po' di orbe verdi e facciamogli fare una bellissima 18 key anche a Rosemasu. Cooler fa la special, direi proprio di sì. Vi ricordo che Cooler è ad ability 1, quindi anche lui farà danni. Ok, Freezer, seconda trasformazione, purtroppo non siamo arrivati alla Golden Form ragazzi, ma tranquilli, la Golden Form è pressoché irraggiungibile, ma anche la Final Form, ma lo stesso per quanto riguarda Goku ragazzi, cioè il blu o il gold non li vedremo quasi mai, veramente quasi mai, perché comunque nessun evento a parte la Boss Rush, no, forse nemmeno, nemmeno la Boss Rush, forse a parte il Reward, nessun evento è in grado di far durare così tanto a lungo una run per farli trasformare e fino all'ultimo stadio. Assolutamente, assolutamente. Infatti, come vedrete adesso, ci siamo fermati alla terza forma. Infatti, lo shotteremo proprio senza aprire bocca, perché lo shottiamo, ragazzi. Adesso Freezer, che è anche da ability, lo shotterà assolutamente. Facciamo così. Niente special, ma ci va davvero benissimo. Ok, dai, faccio un crit. Crazy Finger Bean. Attenzione, non lo ha shottato. Pensavo di sì, sono sincero. Peccato, forse se crittava era molto più probabile che lo shottasse, ma comunque ci siamo andati veramente veramente vicini. 200.000, tanto danno presi su Golden Angel, tanto danno preso su... Ok, ci fa anche la special, peggio sfiga di questa non potevamo avere raga. 100.000? 138.000 raga, tanto danno. Boia. Attenzione, power up di Tarless, oppure meglio, per meglio dire boost di Tarless. Bellissima l'animazione, davvero bellissima. Terza forma, stavo per dire Super Saiyan 3, ma è la terza forma di Freezer. Ottimo. E ragazzi, purtroppo Tarless si è trasformato, ma non lo facciamo shottare a Tarless, ma bensì a Freezer, ragazzi. Ormai è il test di Freezer, quindi ovviamente dobbiamo vedere Freezer quanto danno farà. Rosemasu in caso fa anche la 18. E ragazzi, guardiamo. Ok, pochissimo danno subiamo. Dai Freezer, faccio un crit e sfondalo. Niente crit, però l'ho sfondato. Nelle scorse turnazioni, ma è ovvio ragazzi, magari qui c'è anche un po' di riduzione del danno, adesso non ricordo nell'evento di Cooler come funziona il tutto, però anche nella fase precedente dove c'era Cooler AGL avevamo fatto molto più danno nella seconda forma, quindi in teoria la terza forma doveva fare ancora di più. Però ovviamente era una fase completamente diversa, sicuramente c'era un po' di riduzione del danno e ragazzi è andata esattamente come speravo. Detto questo ragazzi, mi raccomando, se questo video vi è piaciuto lasciate un bel like, un commentino qua sotto, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, ovviamente condividete il video. Noi ci vediamo questa sera con tutta probabilità con un altro video alle 17 in punto come al solito. Vi spoilero che a giorni, forse non a giorni ma a breve arriverà quel video appunto dove mostro tutto il mio box global V2, perché c'è già stato il V1, magari lo ritrovate qua sul canale, che tra l'altro è stato il video che ha fatto più visualizzazioni in assoluto, quindi lo trovate molto facilmente se ve lo siete persi o se lo volete rivedere, andatelo a vedere anche per confrontare il video che uscirà con quello vecchio, quello nuovo con quello vecchio. Ragazzi, da questo video è tutto, io vi ringrazio ancora una volta, vi ricordo i 70 like e let's go e ciao a tutti!